fa, quando l'inno nazionale è stato suonato e cantato in un unico coro, mentre si rendeva onore alla bandiera, il nostro pensiero è andato a quanti si impegnarono e lottarono a prezzo di enormi sofferenze e a costo della propria vita perché questa bandiera sventolasse su un popolo di uomini liberi, liberi e uguali, su un popolo libero e unito. 69 anni fa si concludeva una guerra atroce, più atroce delle guerre che l'avevano preceduta. Atroce non solo perché tutte le guerre sono terribili, ma perché all'interno di questa guerra si erano consumati eccidi e stragi inenarrabili. Autoproclamandosi appartenenti ad una presunta razza superiore che aveva bisogno di tutti gli spazi vitali, i nazifascisti occuparono intere nazioni, operarono deportazioni di massa, perpetrarono delitti inimmaginabili, sterminarono quanti non venivano da loro ritenuti uomini e perciò degni di vivere. Gli ebrei, gli rom, i sinti, i portatori di handicap o di malattie mentali, perseguitarono fino alla morte gli oppositori politici. Durante questa guerra, però, e già molto prima che essa scoppiasse, altri uomini, altre donne, incominciarono in segreto a riunirsi, a confrontarsi, avere gli stessi ideali di umanità, di giustizia e di libertà li portò a coltivare lo stesso sogno. Cominciarono a credere che un'altra Europa sarebbe stata possibile, non un'Europa straziata dalla prepotenza nazifascista, dalle persecuzioni e dilaniata dal dolore, ma un'Europa di popoli liberi e uguali, un'Europa attenta ai valori umani, rispettosa dell'uomo e del suo essere unico e diverso fra i tanti a loro volta unici e diversi. In Italia altri uomini e altre donne scelsero da che parte stare. Sognarono un'Italia libera, dove si sarebbe potuto parlare liberamente e confrontarsi democraticamente nel pieno rispetto dell'altro, dove le idee diverse avessero pari dignità, dove si sarebbe potuto criticare il potere senza temere arresti e processi. Un'Italia dove sarebbero stati rispettati i diritti di ciascuno e quindi i diritti di tutti, dei forti, dei deboli, dei ricchi, dei poveri. Un'Italia dove tutti gli uomini, bianchi e neri, sani e malati, sarebbero stati uguali. E scelsero di impiegare tutte le loro forze per realizzare questo sogno. Affrontarono con saldezza d'animo le torture, la deportazione e con fierezza la morte, certi di essere dalla parte giusta. Questi uomini e queste donne si organizzarono, cercarono di salvare i perseguitati, cercarono di accogliere altri uomini, formarono brigate, battaglioni, progettarono e portarono a termine la lotta armata. Con l'aiuto degli eserciti antifascisti liberarono l'Italia dall'oppressione nazifascista e posero fine alla guerra. Oggi, tutti, sulle note dell'inno nazionale, sotto lo sventolio del tricolore, siamo un unico popolo che assapora quelle libertà e quei diritti conquistati a così caro prezzo, libertà e diritti ben rappresentati nella nostra Costituzione. Oggi ringraziamo quei patrioti, eroici protagonisti di ardite azioni di guerra. Ringraziamo quegli esponenti dell'esercito italiano
che dopo l'8 settembre decisero di non prestare giuramento alla Repubblica Nazifascista di Salò e si unirono alla Resistenza. Onoriamo quelli che vennero massacrati a Cefalonia o che subirono la deportazione. Ringraziamo i partigiani qui presenti, testimoni viventi di questa immane tragedia. Ringraziamo quanti garantirono loro cibo, ricovero, nasconditi, mettendo a repentaglio la vita propria e quella dei propri familiari. A tutte queste persone siamo debitori sempre. Se noi oggi possiamo vivere in un'Italia unita, libera e democratica, lo dobbiamo a tutti loro. E questa città, medaglia d'argento al valore militare nella guerra di liberazione, è testimone di questi fatti. Questa piazza, adornata dai fiori, variopinti, posti, quasi a cornice della festa di liberazione, questa piazza è un inno alla gioia, un inno alla primavera dei popoli, alla primavera del popolo italiano, alla sua rinascita. E questi fiori, così diversi fra loro, per forma e colore, così luminosi, sono anch'essi un inno ai partigiani morti per la libertà. Autorità civili e militari, membri dell'Associazione Nazionale Partigiani e delle associazioni combattentistiche ed arma, cittadini di San Donà di Piave, la memoria è una forma di giustizia, forse più alta di quella che non si riesce ad avere nei tribunali. Faccio mia questa frase pronunciata dal presidente Giorgio Napolitano in occasione della commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, 560 vittime civili. La memoria è una forma di giustizia. Credo colga lo spirito della giornata di oggi. Ancora ricordo con le parole del Presidente della Repubblica, il 25 aprile non è solo la festa della liberazione, ma è anche la festa della riunificazione dell'Italia. Quella riunificazione che è iniziata nel 1861 poté dirsi compiuta solo nel 1945, quando accanto a una dimensione territoriale, storica e linguistica italiana, si affermava finalmente contro un regime politico totalitario un sistema di valori democratici. Ricordare quegli eventi di 70 anni fa vuol dire riflettere sul significato della liberazione dal nazifascismo. Ha voluto dire liberazione dal mito della nazione e del popolo come comunità chiusa. Liberazione dal rifiuto verso i dissenzienti, i diversi, i deboli, le minoranze etniche e religiose. Ha significato liberazione dall'autoritarismo e dal conformismo, da una concezione del potere basata sulla violenza, dall'idea di superiorità razziale, dall'espansionismo aggressivo, dalla celebrazione di un maschilismo ridicolo. Ci siamo liberati dal mito della guerra, ripudiandola, in funzione della ricerca della pace tra i popoli. Il 25 aprile 1945 è nata un'idea di società fondata sul pluralismo, sulla difesa e sul rispetto dei valori individuali e collettivi, sul valore della cittadinanza attiva.
sono gli stessi valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, redatta poco anni dopo la liberazione d'Italia e frutto dello stesso clima, che può essere considerata una delle espressioni più alte della cultura antifascista. Se qualche giorno fa, qui in questa piazza, un giovanissimo studente di origine straniera ha potuto con orgoglio leggere un articolo della Costituzione italiana, lo dobbiamo a chi si sacrificò perché arrivasse quel 25 aprile. A quella folla di traditi nel cui seno si trova racchiuso quanto di più nobile, di più ardente, di più generoso abbia mai posseduto la gioventù italiana. Queste le parole con cui un grande comandante definì i partigiani, e parlo del San Donatese Silvio Trentin. Folla di traditi, sottolineo questa espressione usata da Trentin, traditi dal fascismo e dai suoi generali, che, aggiunge Trentin, si erano rifiutati non solo di difendere, ma nemmeno di presidiare i confini d'Italia. Al contrario di chi, come è accaduto anche a San Donà, pagò con la vita e con altre gravi perdite la difesa e la liberazione del proprio paese e della propria città. Nella motivazione della medaglia d'argento conferita al valor militare alla città di San Donà per il suo apporto alla resistenza si legge: San Donà insorgeva in presenza di ben 6.000 tedeschi e liberava il suo territorio 3 giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate, dopo aver catturati 3.500 prigionieri. Per questo, se la pietas umana si rivolge a tutti, i valori su cui si basa un'amministrazione democratica impongono una distinzione chiara tra le parti e non possono lasciare spazio a nessuna ambiguità di interpretazione. Piero Calamandrei disse: se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la Costituzione italiana, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati e nei campi dove furono impiccati. San Donà è uno di quei luoghi. Con il tributo di sangue dei 13 martiri, di cui quest'anno ricorre il 70° anniversario, del comandante Attilio Rizzo, in qualche modo dello stesso Silvio Trentin, di Esterino della Francesca, 22 anni, e di Antonio Ferro, 23, tra gli ultimi caduti per la liberazione della loro città. I loro valori, quelli dell'antifascismo e della resistenza, sono i nostri. Quella di oggi è e deve essere una festa. Festa di coloro che credono nella libertà e nella democrazia. Festa non per escludere qualcuno, ma per condividere e ribadire le ragioni di uno stare insieme che è condizione necessaria per affrontare le sfide che ci aspettano. Dalla neonata città metropolitana, piuttosto che la sfida della ripresa dello sviluppo economico e occupazionale. Anche queste sfide ci chiedono una sorta di liberazione. Liberazione dai pregiudizi, dai rancori, dalle abitudini che impediscono l'innovazione e il rinnovamento. Liberazione dagli slogan sterili, dal pessimismo, dalla superficialità, dalla diffidenza, dal pensare di cavarsela da soli. Liberazione. Per tutti questi motivi giunga a ciascuno di voi e a tutti i sandonatesi il seguente augurio. Buona liberazione e buona festa della liberazione. Grazie. Thank you.
femminile sarà fatta la cerimonia del deposito della corona in ricordo di tutti i caduti patrioti nella guerra di liberazione sotto l'atrio del comune. Prego la compara, la matrici, poi in silenzio. Si concluderà questa commemorazione dei caduti con il deposito delle guarnizioni presso i siti di via Venezia, dei 13 martiri presso il cimitero e dei caduti senza croce sempre al cimitero. Pertanto,
abbiamo a disposizione qui un pullman di fianco. Tutti coloro che volessero partecipare a fare questo diretto si pregano di portarsi sempre il pullman qui a fianco. E comunque tutta l'altra popolazione, grazie di essere qui tra noi a commemorare questa bellissima giornata e questa bellissima cornice di fiori. Un bel viva a questa liberazione, festa nostra della liberazione. Grazie.